ma me l'hai fatta, me la pagherai. Questo è cristiano? No. Me la pagherai non entra nel linguaggio di un cristiano. Niente vendetta, niente rancore. Ma questo mi fa la vita impossibile. Quella vicina di là parla di me tutti i giorni. Anche io parlerò di lei. No. Cosa dice il Signore? Prega per lei. Ma per quella devo pregare io? Sì, prega per lei. È il cammino del perdono, di dimenticare le offese. Io vi suggerisco cominciare da poco, no? Tutti abbiamo nemici, tutti sappiamo che quello o quella sparla di me, tutti sappiamo. E tutti sappiamo che quello o quella mi odia, tutti sappiamo. Cominciamo da poco. Ma io so che questo è... mi ha calunniato, ha detto di me cose brutte. Ma vi suggerisco, prendete un minuto, guarda Dio Padre, ma questo e quella è tuo figlio, è la tua figlia. Cambiale il cuore. Benedicelo, benedicelo. Questo si chiama pregare per quelli che non ci vogliono bene, per i nemici. Noi preghiamo per quelle che, quelle persone che sono più vicine a noi e ci odiano, ci fanno del male. Mio padre, è difficile, io avrei voglia di stringere il collo, ma prega, prega perché il Signore cambia la vita. La preghiera è un antidoto contro l'odio, contro le guerre, queste guerre che incominciano a casa. No, pregare perché ci sia la pace. E se io so che qualcuno mi vuole male, non mi vuole bene, specialmente pregare per lui. La preghiera è potente, la preghiera vince il male. La preghiera porta la pace. Vi chiedo per favore di fare questa esperienza. Tutti i giorni una preghiera. Ah, questa non mi voglio bene, ma Signore ti prego, uno per giorno.